ragazzi. Bella ragazzi. Oggi vi facciamo vedere questi pezzi che abbiamo progettato noi e fatti tagliare al laser. Ringraziamo tutti quanti ci hanno fatto delle donazioni, perché ogni tanto spendiamo qualcosa per fare questo qua. Uscirà un oggetto con cui faremo vari video di vario genere. Grazie. E qua abbiamo il disegno, il primo disegno che abbiamo fatto, buttato lì. Poi è stato passato su AutoCAD, fatto tagliare. Qua abbiamo un tubo, tutto acciaio inox. E praticamente cosa facciamo? Facciamo una specie di crogiolo, che in realtà è una caldaia, che inseriremo in questo forno. Questa cosa servirà per fare certe reazioni o altre cose ad alta temperatura. Si potevano fare cose come i carboni attivi veri, quelli veramente efficienti, ultra efficienti, si potevano, non vi sto a spiegare, poi vedrete nel tempo dei video che ogni tanto faremo con questo tipo di caldaia qua. Avete visto il disegno di questi pezzi, ma ora vi farò vedere come si abbina il disegno, poi lo vedrete alla fine, anzi vedrete l'oggetto finito alla fine se avete pazienza. Allora, questo qua sarà un pezzo che viene messo qua, vedete che c'è questo dentino che lascia il laser, a noi, anzi non è che lo togliamo, pianteremo questo così resterà fermo qua e verrà abrasato col castolin. Questa è una flangia. Qua verranno filettati tre fori, verranno inseriti tre prigionieri M6. Questo è il coperchio, che avrà gli stessi fori, che verranno portati a 6 di diametro. E a tre fori. Questi tre fori li filetteremo, questo da un quarto di pollice gas e questi altri due da un ottavo di pollice gas. Potranno servire a volte tutti e tre, a volte anche uno solo o due, e dove non si utilizza si potrà mettere un tappo oppure un raccordo che poi verrà chiuso in qualche modo. Questi due pezzi, quando questo si troverà in capo al tubo, verranno quindi inseriti uno nell'altro e con dei dadi si bloccheranno compressi uno contro l'altro. Qua in mezzo, qua su questo perimetro qua, verrà posta una guarnizione che potrà essere un anello semplice di silicone quando utilizzeremo basse temperature, o addirittura, non dico amianto volendo, una pappetta di amianto e poi compressa tra questi due, ma c'è un altro metodo che avevo messo a punto tanti anni fa e funziona benissimo, è praticamente una pappetta di talco e gomma arabica e acqua. Si deposita qua, si appoggia nei due pezzi, si aspetta che asciughi, quando è asciutta si tira e si comprime, questa pappetta cede e quindi fa da tenuta. Se dovessimo scaldare tanto che il calore arriva fino alle flange, succede semplicemente che questa pappetta qua si brucia un po' la gomma arabica che contiene e poi fa una tenuta, semmai si riprendono un po' i dadi a schiacciare. E siamo sicuri che fa tenuta ad alta temperatura, senza usare l'amianto. Questo che cos'è? Questo qua è un'altra cosa, un disco,
verrà inserito a una certa altezza su questo tubo e andrà a appoggiare qua, perché il fondo del nostro crogiolo, della nostra caldaia, non deve andare a toccare, non so se la vedete, c'è una termocoppia laggiù al centro, un tubettino di ceramica con dentro la termocoppia. Questi qua, infine, questi dischi sono la chiusura in fondo del forno. Questi qua non possiamo brasarli col castoline perché potremo salire a temperature che il castoline tranquillamente si fonde, li salderemo col TIG. Adesso iniziamo a filettare i nostri pezzi. Allora, qua ho fatto i fori da 5, potevo farli da 6, ma ho fatto la veloce, non ci ho pensato, li allargheremo a 6 perché deve passarci il perno filettato M6, mentre questi, essendo da 5, possiamo filettarli M6. Adesso vi faccio vedere un metodo per andare giù dritti col maschio, perché se facciamo così, poi sono i perni un po' storti, non entra più questa, ci tocca allargare molto questi fori. Quindi andiamo dal trapanacolonna. Allora, per andare dritti, prima cosa avere il tavolino del trapanacolonna ben regolato e mettere il maschio sul mandrino del trapano. Io ho anche mollato le cinghie, così è bello libero, e stringere bene bene. Poi si dà un po' d'olio anche sul maschio, e si va a mano. Quindi bisogna scendere giù, mettere una guancia sulla leva e iniziare a filettare a questo modo, facendo girare questa parte del mandrino, perché se facciamo girare questa si svita il mandrino. Quindi non è che dobbiamo tutto il tempo fare qua si scivola il maschio, non è che tutto il tempo dobbiamo fare questo lavoro qua, basta imboccarlo. E adesso vi facciamo vedere cosa si può fare ora che imboccato giusto. Ora, senza dare forze laterali, se non va fuori posto, si inizia a filettare poi si torna un pochino indietro, si continua, ecco, e adesso poi bisognerà passare quello intermedio che è questo, è il finitore e il filetto sarà pronto, però adesso imbocco gli altri due e ci vediamo quando li ho imboccati, poi finiremo di filettare tutto. Ecco, passato il finitore abbiamo finito le filettature, vediamo se ci va la vite. Una vite ci va precisa, è quello che volevo perché poi deve rimanere una vite prigioniera. Sì, perfetto, quello giusto come voglio. Ora foriamo l'altra frangetta, facciamo un foro da 6,25 così sicuramente entra bene, libero. Sull'acciaio inox non bisogna andare indecisi, e se si rallenta prende il lucido la punta, non taglia più, si rovina anche la punta. Bisogna andare giù con una velocità costante, anche se è veloce, cioè deve prendere e fare il suo trucciolo senza mai fermarsi, senza farlo scivolare. Un pochino d'olio, l'accecatoio, detto anche svasatore, e togliamo la bava. Comodissimo l'avvitatore con la velocità bassa per questo lavoro. Tolta. Abbiamo fatto un video su come affilare gli accecatoi, abbiamo fatto anche
un video su come affilare le punte e anche un video su come affilare i maschi per filettare. Quei maschi che abbiamo usato prima sono affilati da noi. Ok, questo è pronto. Poi passeremo a fare la filettatura ai fori dove ci andranno i raccordi o eventualmente i tappi. Ora però controlliamo un attimo se tutto è funzionato bene. Mettiamo tre viti qua. Prendo un attimo una chiavetta. Ho avvitato le viti, delle viti così, tanto per vedere se tutto va bene. Perfetto, ha quel minimo di gioco perché entrerà sempre facilmente. Quindi questo è pronto, diciamo, per poi metterci giusto dei prigionieri che sono a loro volta brasati col castoling, praticamente tipo viti così che vengono tagliate qua e castoling resta un pezzo unico. Vediamo questo. Allora, adesso dovremo affrontare queste tre filettature, due da un ottavo di pollice gas e una da un quarto. Qua abbiamo i maschi per fare queste filettature. Quindi torneremo su tutta la colonna, faremo tutta la stessa lavorazione di prima. Ok, adesso abbiamo filettato tutti e tre i fori. Diamo una sbavata. Ok, di là. Per tagliare un tubo sottile così è problematica questa macchina perché praticamente la lama entra. Quando si trova, la lama va in qua. Quando si trova qua, taglia. Quando si trova qua, taglia e si impunta. Si impunta. Allora il trucco è farci un bel segno circolare e tagliare. Ogni tanto bisogna mollare il tubo, girare sempre che la lama trovi il metallo da questa parte, mai da questa. Cioè, abbiamo fatto un taglio lungo così, giriamo e riprendiamo a tagliare, poi giriamo, riprendiamo a tagliare e si taglia benissimo senza impuntarsi, perché taglia sempre scivolando così e mai andando contro a questa parte che doveva impuntarsi i denti. Niente, abbiamo il nostro tubo, ci diamo una pelata, vediamo un attimo con questa. Un po' di sbaviamo un po', togliamo le bave e dentro. Bisogna sempre dare contro le bave in modo che si spezzino. Ci siamo, possiamo fare questa cosa. Abbiamo unito questi due pezzi. Ora prendo le pinze per sentire che distingere leggermente queste viti, non troppo, perché poi dobbiamo svitarle. Questo ci farà da scontro quando è arrivato a filo della parte superiore della nostra flange. Ora bisogna vedere di piantarlo. Tutti questi pezzi hanno un punto dove il laser poi finisce di tagliare, che resta un po' attaccato il pezzo. Pensate, questo è recuperato da questo. E questo punto, questo dentino, mi aiuterà a tenere bloccato il tubo nella sua sede, senza doverlo poi tenere. Ce lo piantiamo in pratica. Prima cosa, sentiamo dov'è il dentino, è di qua. Ok, prendo un attimo un martello di gomma. Vediamo un po', proviamo a metterlo sul dentino di lì e provare a cacciarlo di qua. Bene. Ok,
dovrebbe essere andato giù a posto. Ora lo vediamo. È rimasto perfettamente a filo. È bello bloccato. Adesso useremo la fiamma in questo modo. Girando questo scalderemo sia dentro il tubo sia la flangia. Se scaldassimo solo la flangia, questa si allarga e scappa. Invece scaldando tutti e due abbiamo diciamo, la tranquillità. Però mi arriverà del fuoco di qua. Allora cosa facciamo? Scaldiamo di qua. Questo si può anche gestire come vogliamo. Allora, scaldiamo di qua e io devo girare così in modo che mi arrivi la parte calda di qua e tenerlo circa così. Ora proviamo. Qua abbiamo il Castoling, è un 8103F, contiene il 40% di argento. Mettiamo in moto il nostro bruciatore. Abbiamo regolato una fiamma molla, perché se no stringiamo l'acciaio, una fiamma tranquilla. Prima diamo una calda generale prima al tubo, in modo che non sia mai più freddo della flangia. Allora, io uso sempre una giunta di flussante perché è sempre insufficiente quello che c'è sulla bacchetta. E questo è pronto, quando si raffredda lo mettiamo nell'acqua, deve sciogliersi il flussante che aderisce. E poi gli altri pezzi, ossia questo che andrà circa in questa posizione e questo che andrà poi saldato sul fondo, saranno saldati. Questo sarà saldato al TIG. Con precisione e che non ci siano perdite. Quest'altro basta che abbia tre punti di saldatura, quattro puntini, che non possa più muoversi perché è solo un appoggio. Ora facciamo una lavorazione meccanica. Praticamente tra qua e qua faremo qualche solco che serve una volta chiuso a tenere in posto la guarnizione che non scivoli fuori più di tanto. E comunque se si usa una guarnizione fluida, questa resterà nel solco e farà il suo lavoro. Ancora uno e ci fermiamo. Ecco qua, abbiamo questi solchi, saranno profondi un decimo e vanno benissimo.
Ora, nell'altro pezzo, quello già brasato al tubo, dove abbiamo filettato questi fori, metteremo dei prigionieri. Quindi prendiamo la misura dei prigionieri, sovrapponiamo le due cose, il prigioniero arriverà a filo di qua, qua ci sarà una rondella, ci sarà un dado, non serve metterlo adesso sul buco, si può mettere anche qua. E vediamo cosa dice il calibro. 12 e 16. Quindi la minima è 12 e 16, però noi dobbiamo considerare una cosa, che useremo delle guarnizioni, quindi daranno un certo spessore. Quindi fare un 15, facciamo una cosa, consideriamo se questo è 5,76, noi diamo un'altezza così, 5, 8,20, dagli un 5 mm in più, siamo tranquilli, quindi 12, 17, facciamo 12 più 5, 17 mm. Taglieremo questa barretta filettata a 17, tutti tre pezzetti da 17 mm. Ho regolato lo scontro, poi questo si leva così non si impunta niente, tutte le volte si mette e si leva. Questo è un cilindretto di lega di rame col 27% di Beriglio, è una cosa dannosissima, cancerogeno, velenosissimo, orribile, che già negli anni 40 l'avevano bandito da vari usi. Allora, quindi adesso dovrebbero venire tutti da 17. Facciamo un pochino di più. Allora, abbiamo tagliato questo, ma non rimettiamo questo contro lo scontro, perché come vedete ci sono queste bave qua che sbaglieremo la misura. Quindi ogni volta lo sfiliamo e facciamo questo lavoro. Allora, dalla parte dove abbiamo andato con il disco abrasivo lo avvitiamo e lo faremo la brasatura. Dall'altra parte diamo una lavorata col tornio per farli più belli. Allora, a tutti, faccio l'intesto tutti prima. Uno. Ora facciamo la cimatura alla parte intestata. Ho messo l'utensile dall'altra parte, faccio girare il mandolino nel senso opposto. Vediamo un po', ancora un pochino, mi piace. Ok, li facciamo tutti così. Fatto questo lavoro prima perché poi non si può più, quando ci sono i prigionieri non potevamo più. Messo questo disco dietro, così si ferma a filo. Qua la finitura con la cimatura è a posto, possiamo brasarli da qua dietro. Così va via l'eccesso di saldatura.
Ecco la nostra caldaia a crogiolo finita. Mike ha fatto tre punti di saldatura per tenere in posizione questo disco qua, che è quello di appoggio. E ha fatto un'ottima saldatura qua, il TIG. Il disco è stato saldato. Abbiamo la nostra caldaia completamente chiusa. Coperchio, adesso abbiamo per così far vedere, messo tre raccordi. Questo da un quarto di pollice e questi altri due da un ottavo. Qua abbiamo, questo qua è un raccordo di quelli in filamento, praticamente la tenuta la fa lo stesso tubo sul metallo e il tubo è di Teflon, quindi questo qua resiste ad alte temperature. Se si dovesse scaldare tantissimo perché si usa a temperature altissime, si può fare un raccordo direttamente ogiva e rame diretto, senza materiali plastici. Possiamo chiudere il coperchio, la flangia di chiusura. Ecco, proviamo a metterlo nel forno. Eccoli, perfetto, sta benissimo in posizione. Alziamo la temperatura. Ci vediamo tra un attimo. È già rosso, proviamo a estrarlo. Ecco qua. Quindi qua possiamo praticamente far sublimare sostanze, cose ad alta temperatura, fare reazioni, un po' di tutto con questo apparecchio. Siamo fieri, poi prossimamente vedrete qualche esperimento interessante. Questo video non è un video sponsorizzato come alcuni che ogni tanto facciamo, questo qua è un video sì sponsorizzato, ma da voi, i nostri iscritti, ci avete donato tanti bei caffè. Siete i protagonisti principali. Abbiamo potuto costruire questa cosa, farci tagliare al laser questi pezzi. E abbiamo finito di assemblarli. Volendo possiamo costruirne altri perché abbiamo fatto già che c'eravamo, il costo poi del singolo pezzo praticamente era più che altro il costo della preparazione della macchina, dei tempi di lavorazione. Quindi abbiamo fatto fare più pezzi, abbiamo parecchio tubo ancora per farne altri e possiamo magari usarne alcuni per un uso, altri per un altro. E a questo punto vi salutiamo. Bella ragazzi, Bella bella ragazzi. ragazzi! Al prossimo video con questo apparecchio.